Buongiorno ragazzi, cominciamo lo studio di questo importantissimo autore del Trecento, Francesco Petrarca. E cominciamo facendo rapidamente un confronto tra lui e l'altro grande autore del Trecento, cioè Dante, che già avete avuto modo di incontrare nelle passate lezioni. Allora, innanzitutto è bene valutare quale differenza anche anagrafica esiste tra Francesco Petrarca e Dante Alighieri. Francesco Petrarca nasce anche lui a Firenze, ma nasce a distanza di diversi decenni da Dante, quindi appartiene a un'altra generazione. Tuttavia, ci sono molti studiosi che ritengono che Francesco Petrarca abbia una volta incontrato Dante quando era un ragazzo, un giovanissimo adolescente, anche un po' più piccolo di voi, perché il padre di Francesco Petrarca, il notaio Ser Petracco, apparteneva allo stesso gruppo politico di Dante. Vi ricordate i Guelfi Bianchi? Ebbene, apparteneva allo stesso gruppo politico, quindi erano entrambi fuoriusciti e quindi molto probabilmente i due si incontrarono quando, insomma, ci si chiedeva se fosse possibile rientrare in qualche maniera a Firenze. Ovviamente Francesco Petrarca, ha un percorso molto diverso da quello di Dante e, indubbiamente anche gli esiti sono molto, molto differenti. Se di Dante possiamo dire che mette veramente tutto nella sua opera, l'infinitamente basso e l'infinitamente alto. Abbiamo visto la luce ineffabile del paradiso, ma abbiamo visto il fango dell'inferno. Interessarsi a temi erotici, nella poesia e parlare di santità, di teologia. Veramente in Dante c'è tutto, c'è una sintesi straordinaria di quello che è la cultura medievale. Francesco Petrarca è un uomo che vive ancora in un'epoca che storicamente viene definita medioevo, ma ha una nuova apertura, una nuova concezione della cultura. È indubbiamente l'iniziatore di quello che chiameremo, che studieremo, sotto il nome di umanesimo. Quali sono le caratteristiche di Francesco Petrarca? Beh, indubbiamente un grande amore per i classici. Se Dante aveva affermato la grandezza dei classici, ma aveva anche detto che erano inferiori in quanto non vissuti nell'epoca cristiana. Vi ricordate il suo inserire i grandi uomini dell'antichità nel limbo? Ebbene, questo è quello che ci fa capire che Dante li stimava in maniera straordinaria, ma comunque a loro mancava qualcosa. Mentre Petrarca non la pensa nella stessa maniera, li stima senza porre alcuna limitazione. Il modo di scrivere, di procedere, di interessarsi è diverso da quello di Dante. In lui c'è uno stile che potremmo definire analitico, un modo di procedere analitico, cioè soffermarsi sugli stessi temi in maniera estremamente profonda. Infatti le sue opere sono soprattutto scavo interiore, tentativo di conoscere se stessi e i sentimenti più intimi, un dialogo con il proprio animo. Cosa possiamo dire, insomma, su questo artista? La sua lingua è stata per secoli la lingua della poesia, perché è una lingua limpida, classica, dolce, all'interno vengono eliminate tutte le impurità e si crea un equilibrio, direi, assolutamente perfetto. Tenete presente che Petrarca e il suo modo di fare poesia è stato un modello per secoli. Dante invece è talmente ampio e diversificato nella sua produzione, di Dante abbiamo detto, del suo
plurilinguismo che difficilmente ha dei seguaci. Cioè, non è che gli artisti successivi non abbiano guardato a Dante, ma è difficile accoglierlo nella sua interezza. Se ne poteva cogliere un aspetto, non tutto completamente. Invece, Petrarca, nei secoli successivi, da Petrarca parte un fenomeno che si chiama petrarchismo, che non caratterizza soltanto la letteratura italiana, ma caratterizza anche la letteratura straniera. Un autore che guardo moltissimo al modo di scrivere di Petrarca è per esempio l'inglese Shakespeare nel 1600. Altri autori invece che avevano particolarmente, che coglieranno particolarmente il modello insomma, di Petrarca sono Leopardi e Ungaretti. Quindi davvero la sua poesia, per quanto sia stata scritta nel 300, resta sempre molto contemporanea perché parla di temi come l'amore, la sofferenza d'amore, il dubbio interiore, le scelte, l'incapacità di scegliere, che sono cose sempre presenti. Un altro elemento, secondo me, in questo momento particolare, dobbiamo sottolineare di Petrarca è che visse in un'epoca di crisi e in particolare una crisi dovuta a un evento che sconvolse l'intera Europa dell'epoca, cioè la peste del 1348. Effettivamente questo poeta perse anche cari affetti in quell'epoca, lo scopriremo poi in maniera più approfondita, quindi è importante insomma ricordare anche questo elemento che secondo me ci aiuterà anche nella riflessione insomma su questo autore. Ora, vediamo un attimo le tappe della vita. Praticamente lui nasce ad Arezzo da famiglia fiorentina nel 1304, pochi anni dopo ovviamente dei provvedimenti che avevano esiliato suo padre. Suo padre resta ad Arezzo soltanto per pochi anni perché si trasferisce subito dopo ad Avignone. In questa località all'epoca si era trasferito il Papa con la sua curia. E il padre di Petrarca, essendo notaio, trovò un lavoro lì, insomma, e così ci portò tutta la sua famiglia. Quindi Petrarca comincia gli studi di diritto per affiancare ovviamente il padre, ma non ama quel tipo di professione, ama troppo la letteratura. E il suo tenore di vita è abbastanza buono, quindi conduce una vita abbastanza mondana, frivola, però dentro di sé c'è sempre la volontà di seguire un'altra via, di dedicarsi completamente alla religione, ma in maniera estremamente intima. Insomma, quindi c'è questo desiderio di gloria, di farsi conoscere, di conoscere, di vita mondana. Ma c'è anche altro, diciamo che si divide in questi due, diciamo proprio differenti, opposti orientamenti. Altro aspetto molto importante di Petrarca è che scrisse abitualmente in latino. La poesia che noi andremo a leggere, che appartiene prevalentemente al canzoniere, è soltanto un episodio. Lui amava scrivere in latino e riteneva che le opere in latino sarebbero state quelle da cui gli sarebbe derivata la gloria. Importante anche per Petrarca, forse ancora di più che per Dante, è la figura della donna amata, Laura. Ci sono stati alcuni studiosi che hanno negato l'esistenza di Laura, perché questo termine, questo nome, è ricco di riferimenti all'arte, alla poesia, perché Laura viene da Lauro, la pianta simbolo dei poeti. Ma secondo me, ma secondo ormai anche
autori contemporanei, Laura è esistita veramente. E quindi, per quanto Petrarca gli abbia potuto dare un valore simbolico, tuttavia si nota un sentimento sincero e umanissimo. Ovviamente avremo modo di rendercene conto poi studiando in maniera più dettagliata. Altre notizie sulla vita, alcuni anni più tardi, dopo la morte del padre, dopo aver consumato, insomma, le ricchezze paterne, decide di prendere gli ordini, minori, in modo da avere delle rendite che gli, permettessero di vivere tranquillamente e di portare avanti le sue ricerche in ambito letterario e soprattutto di viaggiare. Perché rispetto a Dante, che lo fa per forza di cose, insomma, è stato condannato all'esilio, Petrarca invece ama viaggiare e si sposta un po' per tutta l'Europa. Vi faccio vedere qui in questa carta quali movimenti. Innanzitutto, ovviamente, Firenze, da dove parte la famiglia di Petrarca, poi Arezzo, che è la città in cui nasce e vive i primissimi anni, e poi Avignone. Qui la corte papale si era rifugiata, era costretta, insomma, a stare in Francia piuttosto che in Italia per una serie di accadimenti, insomma, molto, molto complessi che studierete sicuramente in storia. Poi da Avignone si era spostato a Montpellier, dove aveva intrapreso gli studi giuridici, un'altra cittadina della Francia meridionale, e in seguito, sempre nella Francia meridionale, si stabilirà per alcuni anni in una zona più interna, tra montagne, foreste, fiumi, proprio per sfuggire alla vita cittadina troppo movimentata. Ovviamente, passa anche del tempo in altre città italiane. È interessante il suo viaggiare anche per l'Europa del Nord, alla ricerca di manoscritti antichi perduti. Trova alcune opere di Cicerone, per esempio. Tenete presente che acquistare, questi manoscritti aveva un costo molto elevato, quindi potete ben immaginare che, Petrarca, era un intellettuale. Economicamente, insomma, ben fornito, ecco, quindi aveva la possibilità di acquistare questi manoscritti, di soggiornare altrove, insomma, quindi almeno il problema economico non era tra i suoi. In seguito Petrarca fa ritorno in Italia e in Italia, insomma, riceve l'incoronazione poetica, è una cosa che lui desiderava molto. Riceve nel 1341 l'incoronazione poetica a Roma in una solenne cerimonia al Campidoglio. Però dopo questo entra in una profonda crisi interiore, si impegna anche politicamente per due motivi fondamentali: uno per riportare il Papa a Roma, perché si riteneva all'epoca che, insomma, la Chiesa, così vicina al re di Francia, fosse in un certo senso ingabbiata nei suoi movimenti e forse più soggetta ancora alla corruzione. E quindi Petrarca e molti intellettuali dell'epoca tentarono in tutti i modi di riportare il Papa a Roma. Altra cosa importante, questa diciamo un po' in sintonia con Dante, Petrarca cercò di stimolare l'imperatore a ristabilire l'autorità imperiale anche in Italia. Sostenne anche l'avventura di Cola di Rienzo. A Roma non c'era il Papa, prese il potere Cola di Rienzo. E in un primo momento sembrava che quest'uomo politico volesse far rivivere i fasti dell'antica Roma, però poi ovviamente non è stato così. Quindi Petrarca sostenne questo progetto, almeno in una fase iniziale.
Dopodiché, insomma, torna stabilmente in Italia, lascia definitivamente Avignone, in un primo momento sosta a Milano, poi a Venezia e infine si stabilisce ad Arquà, nei pressi di Padova. Vi mostro qui, insomma, il luogo dove Petrarca visse gli ultimi anni. Bene, ragazzi, per il momento ci fermiamo qui, avremo modo di ovviamente conoscere ancora meglio il nostro Petrarca.